E me loga so a parti ai monta. E me passa so a pesi a ovvio lo che sempre va. A me sarà mi siete tutti un mondo Ciao Marie, salute. Allora, come si chiama solo con dove noi siamo qui? Si chiama Tonon di Vent, siamo un ospedale. Perché il suo nome? Oggi si souffle, oggi c'è vento. Di a comune di Portivecchio? Comune di Portivecchio. A quanto siamo d'altitudine? Siamo a 950 metri. Vediamo Portivecchio da Reto, vediamo, non è mica vicino a Portivecchio, dalle stesse comune. Da qui a Portivecchio c'è 10 km. E quanto tempo c'è, per esempio, per andare in vettura? Ci ha contato 25 minuti. E hai gente di qui che campano qui, fanno gole e falle, come si passa? La gente che lavora ricordano tutti, faranno tutte le mattine, ricordano la sera in casa, ma bon, c'è poca gente, siamo all'annata siamo 40. E d'estate come si passa? Di appena differente? D'estate la gente ti ricordano qui che hanno case in Portivecchio, case in montagna e ricordano passare la stattina qui e dopo quando comincia la scuola si arriva in piaggia. E poi se no ci sono i turisti, c'è il turismo? C'è il turismo, sono luoghi di turisti qui, eh. C'è la cascata, c'è un lago, c'è la foresta, c'è due ristoranti paese, c'è le pizzerie e abbiamo bisogno di tutta questa mani, che se no d'inverno non c'è niente, non si trovate, d'inverno sono tutti chiusi i ristoranti. E voi che fate come mestiere? Io sono produttore di legumi, di frutti, muratti di Portivecchio. E io sempre ho vissuto campan paese e quando mi sono maritato gli ho portato a mia moglie. Voilà, ora si sta qui anche da si piace qui in montagna, non può più parte. Poi di Muratedo, ma bon, si piace più qui in montagna che in Dio a Muratedo. I dorami so farati a un mare che sempre va, a tua anima è liata. Siamo l'episodio della memoria, che a parte da un mese d'aprile fa un mese di settembre, quasi venite a stagione. Sarebbe impossibile di stare a parte tutto l'anno qui? No, tutto l'anno, non c'è niente, siamo 40 abitanti, la gente trova in Portivecchio e facciamo le commissioni in Portivecchio, dove la sera ricordano. Ma aiutiamo un po' con la gente, i vecchi che stanno qui a memoria quando hanno bisogno di qualcosa, chiamano e dopo la sera li portiamo la roba, gli dico di legumi tutte le settimane. Ci sono che non fanno i miei portivici e l'aiutiamo come non possiamo. La mia stancia o pensare. Buongiorno Camarini, mi porti i legumi stasera. Sono facendo un po' di tempo. Voi avete un commercio qui? Da qui, a Valle di qui, ma non c'è la mia casa familiare. Da 1840 eravamo io. Dopo papà è morto, ci ha spartito i vecchi, abbiamo preso il giardino e abbiamo costruito qui, innanzi era là, scusate, e ora è qui. È il più vecchio commercio del paese? Ah, non c'era nulla innanzi. Ah, innanzi, mi sa, quando era qui non c'era che Ido. È uno dei primi casi fatti qui in ospedale. Erano gli di Portivecchio? Erano gli di Portivecchio, che stavano qui. C'era assai gente qui in paese, all'epoca per esempio, dopo la guerra, dopo la seconda guerra, c'era il mondo. Qui c'è un ospedale, padivano a fare, eravamo più o meno 24-25 siti da scuola. Dopo, poco a poco, quando hanno raggruppato tutto in Portivecchio, tutti hanno fatto a DDE, hanno cacciato tutti i cantonieri, hanno fatto l'equipe in Dio, dopo che danno in vittura qui, e si inoltre una sera. Ma il paese ha perso tutto. Ha chiuso la scuola qui, Dio. Perché, anzi, Dio, quando c'era la mesuretta che andava a scuola qui, erano un po' più di 20. Dio, quando ho cominciato la scuola qui, saremmo stati 5 o 6 o 7. E dopo, piano piano,
la scuola si è spinta. Ma papà, un tuo amico a scuola, ha preso un video di un amico e l'ha in casa. Ma l'ha tenuto un anno, che dopo è due, si può mica tenere a scuola. E dopo me l'hanno chiusa e dopo sono andato a scuola in Portivecchio. Come canto, signor Chiavo, la storia che sempre va. E la gente sta attenti, la gente al di là di un sole.